Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Medieval, qua su Van Helsing TV. Allora ragazzuoli, abbiamo fatto la parte degli spaventapasseri. Io direi di farci anche questa parte qua, che è la terra incantata. Proviamoci questa fantomatica terra incantata, vediamo un po'. Attenzione! Altro video. Che figa sta parte. Aia. Aia. Se prima erano gli spaventapasseri, mo che caspita sono. Ok. La terra incantata. Tan tan tan. Devo ucciderle quelle rane? Vediamo. Sì, posso ucciderle. Attenzione, per fanno malissimo. Cazzo, fanno malissimo ste rane, ragazzi. Porca puttana. Ok, qua c'è qualcosa, ma non posso ancora aprirlo. Qua? Boh. Non so perché è così. Ah, boh, però avete un po' rotto le palle, ragazze. Ah, cavolo. Cioè, fanno... sparano addirittura incrociato, ragazzi. Vedete conto? Ok, di qua immagino non si possa andare. E infatti non si può andare perché a quanto pare al momento non c'è ancora concesso andare fin lì là. Ok, andiamo giù di qua allora. Oh, wow, wow, calmatevi, Ok. Perfetto. Era consueto avere un raduno di streghe nelle caverne dietro la collina del cimitero. Da allora la foresta non ha più la stessa fragranza di prima. Ma se io facessi così? Hai utilizzato il talismano delle streghe. Attenzione, ragazze. Una strega. Chi ha convocato la strega buona della foresta? Oh, voi, Sir Fortescue. Perdonatemi, signore, non ho mai incontrato in vita mia un vero eroe. Ci sta trollando, ragazzi. Sì, sì, senti. Scusa, è solo uno scherzo. A dire il vero, sono felice di vederti, Fortescue. Ho bisogno di 7 pezzi di ambra. Sono nascosti nel formicaio. Portameli e ti ricompenserò. Non rinnoverò l'offerta. Vuoi tentare? Sì. Che caspita? What? Scusa, non ti ho forse detto che dovevo ridurti alle dimensioni di un insetto? Svelto ora! Bellissima sta parte, ragazzi. La caverna delle formiche. Ok. Qua c'è il solito. Ehi. Sir Riomettino, se il padrone ti trovasse ora, ti schiaccerebbe come un insetto. Cioè, ma ti trollano. Ascolta oggi. Le formiche soldato si avvicinano. Avanza e affronta i tuoi piccoli giustizieri. Cioè, tutto questo è solo per dirmi di affrontare i tipi. È ovvio che li affrontavo. Va bene. Ok, qua nemici non ne vedo ancora, aspetta. Forse qua bisogna usare questo. Grazie per avermi liberato, Sir Fortescue. Oddio, chi è questo? Il mio popolo desidera solamente essere felice e vivere in armonia con la natura. Ma ahimè, la malvagia regina delle formiche ha catturato molti di noi. Ma lol. Salva il mio popolo, Sir Fortescue, e ti ricompenserò con gratitudine. Va bene. Quindi questo affare qua non è più, ok. Non avevo mica visto che c'era un affare qua, cioè anche perché si vede veramente a cavolo. Ok, vediamo. Oh, si Fortescue. Troppo un grande. Bastone, ma non voglio. Eccoci, ti aprirò la porta. Queste lucciole sono mie amiche. Ok. Ti illumineranno
il cammino attraverso le tenebre. Ah, grazie. Che fico. Vediamo, aspettate. Questo portale magico è stato costruito dai folletti. Sembra che non sia stato creato per impedire l'accesso, bensì per custodire qualcosa. Ok. Passiamo allora. Occio alle cavolo di formiche, ragazzi. Non l'abbiamo ancora incontrato, ma mi sa che adesso incontreremo. E come? Ok, una l'ho uccisa. E dagliela. Mi sa che devo andare avanti, perché mi sa che altrimenti continuo a beccarle queste qua, eh. Arrivo! Aspetta un secondo! Mica è bellissimo qua. Aiuto! Bellissimo! Come cacchio! Hai salvato uno, restano 5, ok. Ok. Mi fate? Grazie. Ok, con questo sì. Andiamo giù di qua. Ok. Ah, con questi li secco subito. Fico. Via. Ho una vita. Via, via, via. Aiuto! Sentili che si sta chiamando! Minchia, se fanno male! Se maledette formiche! Ah, ci ho capito che stai chiedendo aiuto! Arrivo! Ok. Andiamo qua se c'è qualcos'altro. Merda. Sta qua è arrivata aggressivissima, paracchio. Ok, vediamo giù di qua che non ci sono ancora andato. Vai, grandissimo. Ok, ne manca ancora uno. Là c'è vita, c'è vita. Di qua non c'è niente, di qua non c'è niente. Di qua ci sale, si sale ancora. Ok, laggiù ce n'è un altro di quei pezzi che devo prendere. Grandissimo. Ok, ancora uno, me ne manca di qua e là. Cinque, ne mancano ancora due. Ok. Cacchio, si fa male. Se fate male e basta colpirmi così. Via, 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 via. Cure, cure, cure. E vai. Aiuto! Hai salvato i tre, ne restano tre. Perfetto. Via, via, via.
Ok. Il problema è che non so dove stiamo andando. Cioè, non so dove siamo già stati. Naturalmente adesso mi sto perdendo la stragrande. Però laggiù c'è una vita, attenzione. Visto... Perché vedete che c'era un fare di vita qua. Vai, grandissimo. Cos'è quell'affare lì? Vai, perfetto. Andiamo giù di qua. Ok, laggiù ce n'è un altro di quelli che dobbiamo prendere per la strega. Ok, è abbastanza ampia per la strega. Ok, non mi interessa, ma io voglio prima anche completare la cosa. Quello che dice aiuto, dimmi aiuto, ci sai aiuto? Ma di qua non sono andato. Che però qua l'ho già liberato il tipo, quindi in realtà ci sono già venuto da questa parte. Di qua ci siamo andati. Boh. Andiamo qua. Ok. Certo che qua il martello funziona benissimo, eh. Vero, ragazzi? Cercando se riesco a trovare... Qua niente. Cioè, continuiamo dritti, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Ah, qua sono andato sicuramente giù di sotto io, quindi meglio andare su di sopra allora. No, qua è dove c'era le cure di prima. Ok, no. Allora andiamo giù di sotto. Cambia sta cavolo di visuale. Ok. Andiamo... giù di qua. Proviamo a vedere. Ok, qua non c'è nient'altro. Giù di qua era dove eravamo prima. Però aspetta, qua ci sono dei soldi. Ci sono. Ok. Cerchiamo di capire se per caso c'è qualcosa anche qua che dobbiamo fare. Ma non vedo nient'altro. Quindi ci converrà continuare giù di qua. Che qua ci siamo già stati, ragazzi. Solo che... Cavolo. Volevo finire di... liberare tutti i tipi. Il problema è che non so dove liberare gli altri. Tipo di qua? Di qua si sale, quindi non penso che sia su di qua. Di qua si va in giù di qua. Vediamo un po' giù di qua. Dai, qualcuno che grida aiuto. Aiuto! Aiuto! Non ho nessuno proprio. Ok. Se vado giù di qua. Aspetta che qua non ci sono stato. Ci sono le crisalidi addirittura qua. Non ci sono proprio niente stato qua. No, infatti, secondo me qua, ragazzi, non ci siamo stati, in questo pezzo qua. Proviamo ad andare a vedere di qua. Se ci siamo stati, andiamo dall'altra parte. Ci siamo stati, ti pareva. Cacchio. Non trovo più i tipi che chiedono aiuto. Aspettate un po', ma non c'è tipo un qualcosa per dirci quanta roba abbiamo già preso, no? Qua 7 di 7, ok, ma non ci ha spiegato quanti lucciole lì dobbiamo prendere.
Ok. Ok, una qua. Ok, ne restano solo due dei tipi da salvare, ragazzi. Andiamo a riuscirci. Ok. Ah, qua ci sono i soldi anche, ottimo. Aspetta un po' che qua mi sembra che ci sia... Esatto, ancora uno. Arrivo! Aspettano un poco! Bella te! Bella fratè, praticamente. Guarda che male che fanno sti stronzoni. Ok. Ok. Vai. Ok, là ci sono ancora dei soldi, altri soldi. Ok, qua non mi sembra di vedere nient'altro, ragazzi, quindi andiamo, andiamo avanti. Che dobbiamo riuscire soltanto a trovare l'ultimo. Che forse è qua? Sì! Vai! Cioè, vedete, sono stati liberati, perfettissimo, ottimo. Ottimo. Sei stato coraggioso ad avventurarti oltre questo punto. Entrai nella stanza della temuta regina delle formiche. Sta attento, dopo aver incontrato sua maestà a sei zampe non potrai più tornare indietro. Ok. Qua naturalmente ci fa prendere gli oggetti. Immaginavo. Sono i servizi. Ah, hai capito. Ok, via. Andiamo dalla... Ok, andiamo dalla stronzona. Allora, iniziamo con questa, va. Eccola la ragna. Posso già colpirla con la balestra? No, non posso. Merda. Un po', ma io se faccio così. E dai, cazzo di... Ok, ho capito come funziona sto boss. Vai. No, via. Volevi... Cazzo, mi hai preso. Ok, boss, aspetta. Per fortuna che c'ho queste. Ok. Via. Cazzo. Dai che li faccio impazzire? No, merda! Dai, bravissima, così mi piace. Crepaci male. Aiuto!
Vai, madonna che pelo, ragazzi, che ho fatto. Benissimo, vai. Dai, su, 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 uccidila, uccidila. Non ce la facciamo ancora, mi sa. Quasi, quasi, quasi però, dai, 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 quasi. Vai. Colpiscimi. Perfetto. Via. Ok, fermi, fermi. No, non l'ha fatto, non l'ha fatto, non l'ha fatto, ok. Pensavo avesse la pancia in su, pensavo fosse. Stronza. Ok, perfetto, la spancia in su. Vai con gli ultimi. E vai, ragazzi, e vai, cacchio. E abbiamo ucciso anche il ragnaccio. Cioè, il ragnaccio, scusate, non è un ragno, in realtà, è una formica regina, diciamo. Ok. Wow, perché sta cosa... Cicci, ma non riesco a capire perché fa così. Ma scusate, eh. Perché mi sta facendo male? Non so... Non ho capito dove andare, ragazzi. Niente. Ma perché mi fa male? Vedete che mi fa male? Cioè, non capisco il perché mi faccia male. Cos'è sto rumore? Cioè, allora, scusate. Ragazzi, non capisco. Ah, devo solo andare dritto, ma vai a spigolare. Vabbè, niente. E vai. Sì, sì. Che Dio mi benedica, se quello non è Daniel, signore delle formiche. Addirittura. Non ti muovere e romperò l'incantesimo. Oh, Ambra, bella Ambra. Tieni, signor cavaliere. Forse sono una vecchiaccia piena di verruche che puzza di cavolo, ma mantengo sempre le mie promesse. Brava. Ecco la tua ricompensa. Cosa mi dai? Ricevuto cosce di pollo? Ok. Hai aiutato a liberare il popolo dei folletti. Au. Le grinfie delle formiche ripugnanti. Come ricompensa ti concedo il passaggio al salone degli eroi. Io non ci sono mai stato, ma ho sentito dire che il bar è gratis. Ah, hai capito, quindi ci mandano direttamente nel salone degli eroi. Che figata, cioè quindi questo livello qua si completa così, direttamente. Fico. Ottimo, ragazze. Siamo riusciti a completare questo livello proprio... Perché adesso abbiamo il cosciotto di pollo, aspetta, oddio. Attenzione. Non ci parlava da un po'. La strategia per avanzare è crearsi degli alleati nel salone degli eroi. Ok. Zack, qualche testa di zombie caduta e pensi di poterti riscattare in battaglia. Hai ancora molta strada da fare per diventare uno dei migliori. Addirittura. Cioè, capito, ci fa la predica, ragazzi, ci fa la predica. Vediamo un po' dove dobbiamo andare adesso. Questo qui l'abbiamo fatto. Ancora questo? Può darsi, sì, infatti. Ok. Per Dio, Fortescue, devi essere il cadavere più fortunato che sia mai esistito sulla faccia della Terra. Ho qualcosa da prestarti. Prendere o lasciare. Ma lo faccio solo per amore del popolo condannato di Gallomir. Non certo per te, buffone allampanato. Cioè, ci ha chiamato buffone allampanato. Sì, accettiamo. Accettiamo sempre. A priori. Cioè, cos'è sta domanda ogni volta vuoi accettare? Ovvio che voglio accettare. Su.
Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio di Medieval. Ascoltate ragazzi, volevo vedere un attimino, visto che prima abbiamo fatto la Terra Incantata nell'episodio prima, volevo vedere se per caso anche qua ci desse dell'altro praticamente, perché prima l'abbiamo fatto, ok. Però sono curioso un secondo di vedere se lo se ci dà, cioè se dobbiamo per forza completare quelle cose lì che dovevamo fare, oppure... Perché vedete che comunque abbiamo delle cose che sono bloccate. Stronze ste cacchio di rane. Ok. Ok, là sopra vedete che era chiuso, infatti, per quello me lo stavo domandando. Ok, vai, di qua. Perfetto. Ecco, è di qua che mi stavo chiedendo se per caso c'era qualcosa. Infatti volevo andare a vedere. Perché noi comunque non siamo andati oltre di qua, se ci pensate bene. Ecco qua. Ok, questa è anche fatta fuori. Perfetto, ottimissimo. E anche qua vedete che c'è la parte verde. In realtà questa parte qua non l'abbiamo fatta. Ha solamente fatto l'inizio di questo livello, diciamo. Non entrare, questa porta conduce alla tomba dei demoni delle tenebre. Ok. Però volevo vedere un secondo se per caso... Non ci fa salire, vero? Ero curioso di vedere se c'era qualcosa là dentro. Forse non c'è niente. Mi sa che non ci fa proprio salire. No. Neanche salendo sopra. Cioè, lo scrittorio non ce lo fa usare come. Come fare? Ah, boh. Ok, niente allora. Volevi. Maledetta pianta di merda. Ok, di qua dove si va? Vediamo. Ice. Ok, la rana è caduta. Qua? C'è niente? Cosa strana. Ah, quelli mi sa che ci fa ammazzare se andiamo lì. Quindi andiamo giù di qua. Come un enorme gazza ladra, l'uccello drago siede sul suo mucchio di tesori rubati. In cima agli alberi troverai un nido. Le uova del nido valgono tanto oro quanto pesano. Ma che cosa caspita fai? Allora, ho capito, ma prima facciamoci ste cavolo di rane maledette. Non ce n'era un'altra? Solo queste? Ok, curami per bene. Che qua si è messi male, si è messi. Vai, vai, grandissimo. Curami tutto, curami tutto. Allora, di qua non possiamo andare. Possiamo andare anche giù di qua. Attenzione. Parte che non, assolutamente non vedevamo, eppure c'era qualcosa. Aspetta un po', anche qua sotto magari che non vediamo. No, non c'è niente. Ok, vai. Vai. Scopriamo un po' che cosa troviamo quassù. Scopriamolo, scopriamolo assieme, ragazzi. Ok. Cacchio, bisogna fare attenzione, cavolo. Stavo per cadere. Ok. Vai, 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 vai. C'è un boss, una specie di boss adesso. Boh. Adesso vediamo. Ok, grandissimo. Aspettate che
devo riuscire a ruotare mentre intanto sto anche saltando. Non è facile, però tentare se può fare. Oh, oh. E dai, entra dentro. Caspita fai. Vabbè, sono caduto male. Comunque qua ti danno una bordata di soldi, se non ricordo male, infatti. E cacchio. E dai. Grandissimo scudo di rame, vai. Bella lì la runa, quella verde, quella giusto che cercavamo, perfetto. Quindi adesso torniamo indietro, bellamente, sperando di non caderci male. Ok, via, andiamocene via. Ci ha già fatto abbastanza male quell'uccellaccio. È brutto detto così, lo so, però. Qua però il calice non ce lo danno, cioè state vedendo che non prendiamo punti per il calice, siamo a zero. Non vorrei che il calice te lo dessero solamente quando salvi, diciamo, gli aggeggini, quelli lì, le lucciole. Boh, adesso vediamo comunque. Vai, grandissimo. Allora, dobbiamo andare nella parte... Oh, cazzo! No, cazzo, ho sbagliato. Ok, nella parte verde. Giù di qua, quella verde, sì. Si potranno colpire con queste, secondo voi? Boh, possiamo provare. Non funziona? Non si apre un cazzo, proprio. No! No, dentro l'acqua no, maledetto. Non ci credo. No, ma perché faccio i salti così sminchioli, ragazzi, dai. Che tiri sminchioli che faccio. Ok. Non osate entrare. I demoni delle tenebre sono seppelliti qui, banditi dal mondo del bene e della luce, fino a quando la terra non si aprirà. Nessuno, neanche il sinistro Zarok, può liberarli senza il sigillo delle tenebre. Vattene ora o dividi il loro destino. Condividi era. Ok. Però c'ho solamente una... Ah, forse questo qua devo spaccarlo con questo. Proviamo. No, non me lo fa aprire. Eh no, dice sempre se è sicuro. Infatti. Ok, quindi qua forse si prende una via traversa. Esatto, perfetto ragazzi. Qua si prende una via traversa per aprire un'altra parte del mondo. No. Non si prende nessuna via traversa. Strana cosa. Qua dove ero prima io. Ok, va bene. Niente ragazzi, non capisco il perché faccio così. Adesso poi vedremo un attimino e niente. Dovrò un attimo capire questa parte qua. Va bene ragazzi, vi ringrazio ancora. Ci vediamo nel prossimo episodio. Questo qua ve lo aggiungo semplicemente l'episodio prima. E alla prossima, ciao belli.